Se volete avere gratuitamente tutti i nuovi veicoli da DLC Mercenaries insieme a aggiunte di denaro, io ho preso MK2, veicoli più costosi del gioco, tutte le proprietà modificate al massimo e tanto altro nel vostro account personale, oppure account moddati con miliardi in banca e corsa moddata per tutte le piattaforme a prezzi tracciati in tutta Italia, potete contattarmi nel numero di contatto in descrizione come Telegram oppure Instagram. Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale, io sono Crix. Oggi ragazzi sono qui finalmente, signori miei, ritornato con un nuovo video su GTA 5 Online. Oggi ragazzi sono qui in cui, come avete letto dal titolo, vi mostrerò un nuovo glitch da fare con le piante peyote che non riguarda gli RP, ma vi mostrerò un glitch che ho scoperto recentemente e che dovete fare adesso, dato che domani mattina le piante peyote verranno rimosse, dato che oggi è mercoledì. In questo glitch quindi vi mostrerò come salvare gli outfit del CEO che normalmente non è possibile fare in GTA Online. Questo glitch funziona per tutte le piattaforme e, come ho appena detto, usando le piante del peyote che in questo momento sono disponibili in GTA Online, avrete la possibilità di salvare gli outfit del CEO. Vi mostro questo glitch perché principalmente negli outfit del CEO, insomma gli outfit che potete scegliere quando diventate un CEO, anche se non ho mai visto nessuno onestamente su GTA Online giocare con gli outfit del CEO. Per chi non lo sapesse, quando si diventa CEO potete scegliere uno stile da indossare. E quindi ragazzi, insomma, oggi grazie a questo glitch che vi mostrerò oggi, che ripeto si fa con le piante peyote, avrete la possibilità di salvare questi outfit. Nel menu appunto dei completi del CEO sono presenti due completi che posseggono i joggers, che per chi non lo sapesse sono dei pantaloni moddati in un certo senso, che esistono nel gioco ma non si possono comprare né ottenere, diciamo, normalmente se non facendo glitch come questo che vi mostrerò oggi, o comunque attività che consentono, ecco, di salvare appunto questi pantaloni. Quindi insomma ragazzi, è un glitch veramente facilissimo, si fa in 30 secondi. Io ovviamente cercherò di spiegarlo al meglio possibile. Ovviamente funziona per tutte le console, quindi sia versione vecchia del gioco ma anche versione nuova, quindi quella per PS5 e Xbox Series. Se andate a fare questo glitch per salvare i joggers presenti in un paio di completi del menu CEO, in un completo joggers avrete la possibilità di cambiare le scarpe per mettere le caviglie invisibili, mentre per quanto riguarda l'altro joggers non avrete questa possibilità, potrete cambiare solamente, diciamo, la parte superiore a vostro piacimento. Una volta aver salvato i completi, ovviamente li potete personalizzare come più preferite. Ovviamente non toccate i pantaloni se volete salvare appunto principalmente i joggers presenti in questa sezione del menu CEO, altrimenti li andrete a perdere. Mi raccomando, fatelo ora questo glitch perché le piante verranno rimosse domani mattina, dato che domani sarà giovedì. Avete tempo da oggi fino a domani mattina per fare questo glitch. Detto questo ragazzi, quindi nulla, prima di cominciare sapete già cosa fare, mi raccomando lasciate il vostro mitico bel pollicion in su a questo video che a me fa veramente tanto piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti se non l'avete ancora fatto. Inoltre mi raccomando ragazzi, vi lascerò qua sotto il nuovo link del nuovo canale WhatsApp che ho creato da poco, quindi mi raccomando, se non siete ancora entrati, link fissato nel primo commento come anche nella descrizione. WhatsApp è un socials facilmente accessibile a tutti, quindi mi raccomando entrate in questo canale di cui state vedendo lo screen in questo momento del video per restare aggiornati su news, glitch, aggiornamenti, contenuti e tutto il mondo riguardante GTA Online per tutte le piattaforme. Parlando sempre di WhatsApp ragazzi, vi informo anche velocemente che ho acquistato una seconda sim, quindi adesso ho un secondo numero come vi ho accennato in un video precedente. Questo secondo numero ragazzi è praticamente un numero che io do a voi per potermi contattare, in questo modo possiamo sentirci al telefono per acquistare la vostra aggiunta di denaro e ho presso MK2 da vendere a prezzi stracciati con consegna in giornata, oppure acquistare il vostro account moddato con miliardi, corsa moddata, completi moddati, rango moddato, abilità al massimo, tutte queste cose moddate che ovviamente possiede un account moddato per tutte le piattaforme a prezzi scontati, dato che in questo periodo c'è il Black Friday. Quindi mi raccomando ragazzi, entrate su WhatsApp nel canale e scrivetemi su WhatsApp per acquistare la vostra aggiunta. Non vi preoccupate, ci sono io dentro questo numero, quindi ho fatto questo numero apposta per le persone che magari, ah no Crix, siamo su Instagram, non mi fido, dammi il numero. Ok, allora ho fatto un secondo numero dove mi potete, ripeto, contattare
fare, così potete avere un'interazione diretta con me, quindi senza socials di mezzo, senza notifiche, si parla, tu scrivi, io rispondo in tempo reale. Consegna in giornata oppure consegna immediata per account già pronti, tutte le piattaforme, GT Online, anche per il vostro account. Detto questo, ragazzi miei, possiamo subito cominciare con il video di oggi. Parlando dei requisiti, ovviamente i requisiti li troverete qua sotto nella descrizione, pertanto ragazzi aprite la descrizione e troverete tutti quanti i requisiti. Detto questo, insomma, direi che ho già parlato abbastanza, pertanto buttiamoci subito nel vivo del glitch di oggi, che come ho già detto è davvero semplicissimo da fare. In 30 secondi, ragazzi, salvate questi completi e potete salvare qualsiasi completo che volete presenti nel menu del CEO tramite il menu interazione. Quindi la prima cosa da fare, ragazzi, sarà entrare su GTA Online, ovviamente, perché se no sto glitch come lo fate? Una volta che sarete entrati in GTA Online, semplicemente quello che dovrete fare sarà scegliere una pianta del peyote a vostra preferenza. Troverete in descrizione, come anche nel mio canale gruppo Telegram, la foto dove potrete visualizzare tutti i peyote presenti nella mappa in questo momento che verranno rimossi domani. Quindi una volta che avrete scelto la vostra pianta, io ho scelto questa pianta qui, la solita pianta nel solito posto che avete visto in questi video appunto riguardo il peyote, possiamo iniziare il glitch. Quindi per iniziare quello che dovrete fare sarà aprire il menu interazione, andare su diventa capo e qui ragazzi scegliete di diventare un CEO Securo Serve. Quindi confermate, come potete vedere diventerete appunto un CEO. Quindi una volta fatto questo dovrete semplicemente riaprire il menu interazione tenendo premuto il touchpad su PlayStation oppure il tasto select su Xbox. Dovrete andare su CEO Securo Serve, quindi la prima opzione. Quando sarete in questo menu andate su gestione, stile e qui ragazzi sulla sezione stile potrete trovare tutti gli outfit che potete indossare essendo un CEO. Questi outfit sono outfit generati dal gioco, però come vi ho già detto in questo menu degli outfit che potete usare essendo CEO sono presenti due completi con i joggers e questi sono signore della guerra e capo ricognitore. Io infatti andrò a scegliere questo completo qui, signore della guerra, che come potete vedere possiede i joggers di colore marroncino khaki, insomma non conosco precisamente bene il nome di questo colore, fatto sta che come potete vedere è appunto un completo che possiede i joggers. Quindi quello che dovete fare in questo menu, come appunto state vedendo dalla clip, sarà semplicemente scegliere un completo a vostro piacimento. Quindi io andrò a scegliere questo, ma voi potete scegliere altri completi secondo il vostro gusto e le vostre preferenze. Una volta che quindi avrete scelto, ragazzi, il vostro completo, quello che dovrete fare sarà chiudere il menu interazione e ora, ragazzi, semplicemente dovrete andare a mangiare la pianta del peyote. Quindi vi avvicinate, il gioco come potete vedere vi dirà di premere freccia destra per mangiare appunto la pianta, quindi voi quello che dovrete fare nella più assoluta tranquillità e nella più assoluta semplicità sarà premere freccia destra per mangiare il peyote. Come potete vedere adesso ci sarà l'animazione, quindi quello che dovrete fare sarà aspettare l'animazione. Una volta che vi sarete trasformati tra virgolette, ora quello che dovrete fare sarà semplicemente, ragazzi, annullare l'allucinazione, quindi dovrete tenere premuto la freccia destra per annullare l'allucinazione, quindi dovrete uscire da questa modalità del peyote. Per fare questo dovrete tenere premuto la freccia destra, quindi tenete premuto la freccia destra, ragazzi, ci sarà una piccola schermata di caricamento e quello che dovrete fare sarà semplicemente aspettare. Una volta che il gioco vi farà respawnare, come potete vedere ovviamente vi darà gli RP, perché queste piante se mangiate vi daranno gli RP, ci ho già realizzato dei video sul canale, però come potete vedere andrete a spawnare all'ospedale e magicamente, ragazzi, vi troverete con il completo CEO che avrete selezionato prima di cominciare il glitch. Inoltre, come potete vedere, aprendo il menu interazione, andando su diventa capo, il gioco mi ha praticamente annullato la opzione di CEO, quindi se io vado su diventa capo, come potete vedere il gioco mi fa scegliere se diventare un CEO oppure un presidente del Motorcycle Club, quindi automaticamente quando voi uscite dall'allucinazione il gioco annullerà appunto l'opzione del CEO, quindi adesso non sarete né un CEO né un presidente del Motorcycle Club. A questo punto, ragazzi, il glitch è praticamente finito, quindi abbiamo terminato il glitch. Ora questo completo, come potete vedere, è stato indossato correttamente e ora tutto quello che dovrete fare sarà semplicemente andare a salvare il completo. Quindi, ragazzi, veramente semplicissimo, come avete visto un glitch che richiede 30 secondi di utilizzo. Infatti vi basta semplicemente mangiare la pianta, terminare l'allucinazione e il completo verrà, diciamo, applicato al vostro personaggio. Ora ovviamente per rendere questo completo permanente nei vostri completi salvati dovrete semplicemente andare a salvarlo. Quindi per salvare il completo
completo, ve lo spiego brevemente, vi servirà un negozio di abbigliamento. Quindi una volta aver trovato il vostro negozio di abbigliamento, semplicemente avvicinatevi dalla cassiera, premete la freccia destra per visualizzare tutti i completi. Quando vi si apre il menu, premete semplicemente il tasto quadrato su PlayStation oppure il tasto X, che sarebbe il corrispondente del quadrato su Xbox, per far comparire il menu dei completi salvati. Qui semplicemente andate a selezionare uno slot vuoto, o comunque se avete appunto 20 completi salvati, sostituitelo con un completo che non usate più, che comunque non vi piace. Quindi semplicemente mettete un nome al vostro completo. Io ho messo il nome CEO Outfit Khaki, come state vedendo, però voi potete mettere un nome qualsiasi al completo. Una volta fatto questo, confermate e il completo, ragazzi, ora, come potete vedere, resterà salvato per sempre all'interno del vostro account. Infatti io apro il menu interazione, vado su stile e qui, ragazzi, su abito, come potete vedere, posso scegliere questo completo e quindi posso indossarlo tutte le volte che voglio. Ora, ovviamente, io ho scelto il completo con i joggers, quindi se anche voi avete scelto questo completo per avere questo tipo di joggers di questo colore, ora se volete cambiare le scarpe per avere le caviglie invisibili, lo potrete fare. Quindi tutto quello che dovrete fare sarà appunto andare al, diciamo, allo scaffale dove potete cambiare le scarpe. Andando su scarpe da skateboard, come potete vedere, ragazzi, avrete le caviglie invisibili. Questo qui purtroppo è l'unico outfit presente nel menu del CEO dove è possibile ottenere le caviglie invisibili. Quindi adesso, ragazzi, il completo sarà stato salvato per sempre nel vostro account, quindi potete personalizzarlo come più preferite. Ovviamente ricordatevi di salvare ogni singolo cambiamento che andate a fare all'outfit, altrimenti fate il cambiamento, non salvate e di conseguenza andrete a perdere l'outfit se cambiate lo stile del personaggio. Ovviamente potete cambiare le parti superiori, potete mettere un copricapo, braccialetti, accessori. L'importante però è non cambiare i pantaloni, altrimenti, ragazzi, andrete a perdere i joggers. Poi ovviamente se scegliete un altro completo, diciamo a caso, senza joggers, senza nulla, lo potete comunque personalizzare, ma diciamo che principalmente vi ho mostrato questo contenuto per farvi vedere come ottenere due tipi di joggers che, come sapete, sono molto richiesti dalla maggior parte dei giocatori di GT Online. Adesso, ragazzi, il glitch, ripeto, è praticamente finito, potete personalizzare questo completo come più preferite. Se volete ripetere il glitch, lo potete fare. Per ripetere il glitch, ragazzi, avete due opzioni. La prima è scegliere un'altra pianta del peyote, questo perché, come state vedendo in questo momento della clip, quando voi ritornate sulla locazione dove avete usato il primo peyote per salvare il primo outfit, come potete vedere, la pianta andrà a scomparire. Questo perché queste piante possono essere mangiate una sola volta per sessione. Quindi avrete appunto due opzioni: o cambiate pianta del peyote scegliendo un'altra locazione sulla mappa, oppure se volete usare la stessa pianta nuovamente dovrete chiudere il gioco e riaprirlo, sia su PS4 vecchie versioni, ma anche su PS5 nuove versioni. Io ho scelto la opzione numero 1, cioè quella di scegliere un'altra pianta del peyote. Quindi, ragazzi, ora se volete ripetere il glitch, potete fare in questi due modi che vi ho spiegato. Quindi vi faccio rivedere velocemente come rifare il glitch, anche se ormai penso che l'avete capito. Comunque, scegliete un'altra pianta del peyote se non avete voglia di riavviare il gioco. Quindi, prima di mangiare la pianta, aprite il menu interazione, diventate un CEO Securo Serve e, una volta fatto questo, riaprite il menu interazione, andate su CEO Securo Serve prima opzione, andate su gestione, stile, e qui, ragazzi, scegliete appunto uno stile che volete salvare per sempre nel vostro account. Io andrò a salvare i joggers neri, quindi andrò a selezionare il completo CEO che possiede i joggers neri. Il completo che possiede i joggers neri è il seguente, ovvero capo ricognitore. Quindi una volta aver scelto il completo, semplicemente chiudete il menu interazione e ora, ragazzi, come prima, semplicemente avvicinatevi alla pianta, premete la freccia destra per mangiare la pianta, aspettate l'animazione, aspettate appunto di trasformarvi in un animale. Quindi una volta che sarete diventati un animale, semplicemente come prima, ragazzi, tenete premuta la freccia destra per annullare l'allucinazione, quindi uscite dalla modalità del peyote. Per fare questo tenete premuto il tasto freccia destra. A questo punto, come prima, ci sarà una piccola schermata di caricamento, andrete a spawnare all'ospedale e ora, ragazzi, magicamente, come potete vedere, boom, abbiamo indosso il completo che abbiamo selezionato prima nel menu del CEO, prima appunto di mangiare la pianta. Inoltre, come potete vedere, vi faccio rivedere che se apro il menu interazione, vado su diventa capo, non sono né un CEO né un presidente di un motorcycle club,
web, quindi quando voi annullate questa allucinazione il gioco vi, diciamo, annulla la cosa di essere un presidente oppure un CEO, quindi automaticamente, ragazzi, come potete vedere, non sarete né uno né l'altro. Quindi adesso il glitch è nuovamente finito. Per salvare il completo andate da un negozio di vestiti, andate dalla cassiera, salvate il completo, ragazzi, e ora anche qui potete personalizzarlo come più preferite. Ovviamente anche qui, ragazzi, stesso discorso: se scegliete di salvare questo completo con i joggers, purtroppo su questi joggers neri non è possibile ottenere le caviglie invisibili, quindi diciamo che è una specie di joggers fake. Però allo stesso tempo, ragazzi, avrete un completo con i joggers se ne volete possedere uno. Chiaramente potete cambiare parti superiori, aggiungere cappelli, accessori, occhiali, mascherine, insomma quello che volete. L'importante però è non cambiare i pantaloni, altrimenti andrete a perdere i joggers. Infatti, come potete vedere qui, una volta che ho salvato il completo ho provato a cambiare le scarpe, ragazzi, ma posso mettere solo alcuni tipi di stivali, perché appunto se vado su altre scarpe, come potete vedere, i pantaloni si tolgono. Pertanto sui joggers khaki potete avere le caviglie invisibili, su questi joggers neri purtroppo no. Però insomma, ragazzi, è comunque un completo con i joggers che, se siete, diciamo, ricercatori o comunque collezionisti di questi pantaloni joggers, grazie a questo glitch li potrete salvare in veramente 30 secondi, come avete visto. Ricordatevi però di salvare ogni volta che voi applicate una modifica al completo, sostituendolo ovviamente con il completo primario, quindi non sbagliate completo, mi raccomando. E insomma, ragazzi, come avete visto è un glitch veramente semplicissimo che dovete fare adesso, dato che le piante peyote verranno rimosse domani, quindi la mattina di giovedì, che sarebbe domani, da GTA Online. Quindi ragazzi, mi raccomando, avete tempo fino a domattina, in quanto questo glitch è a tempo limitato, quindi fatelo ora prima che sia troppo tardi. Ovviamente, a parte i completi con i joggers, potrete salvare anche altri completi presenti nel menu del CEO, però principalmente lo so già che voi volete fare questo glitch per salvarvi i joggers, pertanto vi ho mostrato questo metodo per farvi salvare i joggers, dato che so che molti di voi vogliono questi completi con i joggers. Quindi ragazzi, come avete visto, glitch veramente facilissimo, funzionante per tutte le console, anche su PC, che dovete fare adesso, in quanto domattina non potrete più fare questo glitch, dato che si fa con appunto queste piante peyote, e come avete visto è davvero facilissimo da fare. Fatelo adesso prima che sia troppo tardi. Detto questo, ragazzi miei, quindi nulla, questo glitch si conclude qua. Io non so per quanto abbia parlato, comunque spero abbiate apprezzato. Se così è stato, fatemelo capire lasciando un bel pollicion in su a questo video, che a me fa veramente tanto piacere. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per altri contenuti se non l'avete ancora fatto. Io, signori, vi saluto e vi ringrazio, grazie a tutti per il supporto. Che dire, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente link di tutti i miei social, dove potermi seguire, qua sotto nella descrizione. Vi ricordo che ho anche un canale su WhatsApp, quindi link in descrizione per entrare nel canale WhatsApp, ragazzi, per restare aggiornati. Vi ricordo anche infine che se avete bisogno di account moddati, account glitchati, aggiunta di denaro presso l'MK2 nel vostro account a prezzi stracciati, consegna in giornata per tutte le piattaforme per il vostro account di GTA Online, link del mio shop qua sotto in descrizione, oppure consegna immediata nel caso di account moddati. Quindi mi raccomando, ragazzi, passate per dare un aiuto economico ad un fra su YouTube, per ovviamente finanziare il suo canale e migliorare la sua attrezzatura. Detto questo, boys, nulla, io vi saluto, vi ringrazio, non ho altro da aggiungere. Noi come al solito ci si becca con un prossimo video, prossima live o un prossimo glitch. Bella voglia!